Ingegner Caragnano, cosa sono le fabbriche a zero fatica? Le fabbriche a zero fatica sono fabbriche in cui l'organizzazione del lavoro nasce dalla progettazione del prodotto e del processo. Solo in questo modo possono identificare i rischi, le operazioni pesanti che richiedono fatica ed evitare che queste possano minare la salute del lavoratore. Ma le postazioni di lavoro studiate per evitare i disturbi muscoloscheletrici sono utopia, sono realtà o sono in divenire? Sono realtà innanzitutto, sono realtà nelle aziende più evolute e più avanzate, come soprattutto le aziende del settore automobilistico. Purtroppo nella piccola media azienda dobbiamo lavorare soprattutto in termini di conoscenza, di formazione delle persone. I metodi e i sistemi per farlo sono disponibili. Le chiedo ora un confronto tra Fiat Chrysler e Volkswagen per i loro sistemi produttivi ergonomici per ridurre la fatica. I pro e i contro di ciascuno, se ce ne sono, e cosa l'ha stupita? Le differenze sono visibili, sono evidenti, diciamo che c'è un denominatore comune, entrambe le aziende credono nel buon disegno ergonomico applicato fin dalla fase di progettazione. Diciamo che il gruppo Fiat, per quanto riguarda la parte italiana degli stabilimenti, è soggetto a delle regole, come dire, legislative che impongono all'azienda certi formalismi, quindi l'approccio all'ergonomia è sì un approccio virtuoso ma è anche una risposta obbligatoria. In Germania Volkswagen e in tanti altri paesi applica queste regole come parte di un processo di miglioramento non obbligato dalla legge. Sono un po' più avanti a livello, diciamo, di politica, forse di mentalità? Hanno meno problemi politici. Noi in Italia abbiamo un problema politico, o direi un problema di natura legislativa, perché il decreto 81 in materia di sicurezza del lavoro fa riferimento diretto agli standard ISO, che non sono certamente gli unici standard disponibili, sono datati e la velocità di aggiornamento di questi standard non è al passo con la ricerca. Lei è direttore tecnico della Fondazione Ergo. Di cosa vi occupate esattamente e cosa è cambiato da quando è nata, cioè dal 2012? Sì, Fondazione Ergo è una fondazione non profit che ha l'obiettivo e l'ambizione di essere una piazza neutrale in cui azienda, sindacato e mondo accademico lavorano insieme per creare un linguaggio comune per il miglioramento delle condizioni di lavoro, in particolare per la fabbrica. Crediamo nel concetto della bella factory, la fabbrica a zero fatica, dove le metodologie diffuse e sviluppate dalla fondazione sono applicate di concerto in modo condiviso con la parte anche sindacale.